La Tarros Spezia sembra non fermarsi più al Palasprint Spezzino. I bianconeri azzeccano la quarta vittoria consecutiva, infliggendo un 85 a 73 alla Virtus Siena. Adesso concentrazione alla prossima trasferta a Castel Fiorentino. Intanto essi però sono nel gruppetto delle quarte in classifica in Serie C Gold Toscana a 2 punti dal trio di testa composto dalle due squadre di Montecatini più la Synergy Valdarno. Siamo contenti della partita, della vittoria. Dopo un inizio di campionato un po' così così, 0-2, siamo riusciti a recuperare molto bene, anche grazie all'arrivo di Johnson. Quindi ora siamo una squadra, secondo me, piuttosto forte. Primi due quarti siamo molto soddisfatti, un po' meno dei secondi due, in cui abbiamo lasciato andare, se non sbaglio, eravamo anche a più 25, più 27 a un certo punto. Quindi dobbiamo riuscire a mantenere la stessa concentrazione, la stessa forza, la stessa aggressione dei primi due. Non è andata altrettanto bene passando al campo femminile, alla cestistica spezzina in Serie A2 nazionale. Le spezzine infatti hanno avuto la peggio in Umbria per 3 punti, 82-79 sul parquet della Bottega del Tartufo, un Bertide. Le ragazze di Coach Corsolini sono nel gruppetto delle quarte in classifica a 2 punti dal terzetto al comando, ivi composto da questa stessa Bottega Umbertide, dal Bruschi Valdarno già battuto dalla cestistica Spezzina e dall'Amatori Savona. Purtroppo non sempre le cose vanno come devono andare. Credo che meritavamo decisamente più rispetto, perché abbiamo avuto un arbitraggio indegno. A sto giro è stata veramente una cosa vergognosa. Detto questo, cercheremo di portare tutto questo nervosismo e queste brutte sensazioni che abbiamo adesso per ritrovare la carica giusta per domenica.